Io provengo da questo settore, come lei ben conosce. Io sono stato inserito nel Dipartimento Agricoltura quando ho vinto il concorso pubblico e quindi conosco bene il settore agricolo. Certamente, parlando di disoccupazione agricola, si deve fare un distinguo di agricoltura, perché noi abbiamo un'agricoltura intensiva in provincia di Ragusa, e mi riferisco a quella che viene eseguita nelle serre, che dura 11 mesi l'anno. Cosa diversa invece nella vicina Catania, per esempio, dove c'è l'agrumicoltura, che dura periodi ristretti L'esterno. dell'anno, e quindi la stagionalità, e quindi periodo di potatura, periodo di raccolta, periodo di lavorazione, che non c'è la continuità. Quindi per parlare di disoccupazione agricola, questo distinguo era obbligo. In provincia di Ragusa, concentriamoci nella nostra serricoltura, che rappresenta un PIL elevatissimo nell'ambito della Sicilia, e la stagionalità non c'è, perché si lavora 11 mesi l'anno, e quindi poi c'è il famoso ecco, il licenziamento dopo 11 mesi di lavoro, per poi riprendere dopo che le serre vengono di nuovo messe in opera. Queste tutele previdenziali che vengono attuate con la disoccupazione agricola rappresentano un vantaggio rispetto a quelli che sono gli altri settori produttivi. Abbiamo una criticità perché alcune volte le regole si prestano ad un uso fraudolento quando non ci sono dei controlli ben specifici. E sappiamo, insomma, che attorno alla disoccupazione agricola, oltre alla necessità che io sottoscrivo e condivido nei confronti e a favore di alcuni lavoratori, alcune volte invece si favorisce il lavoro nero, il lavoro fittizio, e quindi non c'è quella efficacia che la legge prevede, anche perché molto spesso ci sono delle truffe, così come lei ha ben detto, grazie all'INPS che negli anni ha fatto dei lavori preziosi per evitare queste truffe, assieme alle forze dell'ordine, alla Guardia di Finanza, che mi viene, se mi permette, mi viene a ringraziarli pubblicamente per il lavoro che svolgono. Anche perché, guardate, che è importante il prezzo che l'INPS paga nei confronti della disoccupazione agricola. Cioè, male che vada, un disoccupato, un lavoratore che fa richiesta Cassa di integrazione. cassa, ma no, non è cassa integrazione, proprio è disoccupazione agricola, e percepisce una media di 6.000 euro. Diviso 200 giornate lavorative, perché di questo si tratta, tolte le domeniche, tolte le ferie, tolto il mese di fermo, se mi consentite sono altri 30 euro al giorno, che si sommano alla paga che viene utilizzata in provincia di Ragusa. E quindi, insomma, capite bene che una parte cospicua la paga il contribuente. Stiamo parlando di somme enormi. Ora non so esattamente in provincia di Ragusa quanto viene erogato, ma da quello che ne so io, scusate se sbaglio a dare dei numeri, supera 20 milioni di euro. 20 milioni di euro che fanno il paio con i 40-50 miliardi di vecchie lire. Che venivano, perché la disoccupazione agricola c'è da sempre, non stiamo scoprendo l'acqua calda. Solo che oltre il danno c'è la beffa, perché mentre negli anni 80-90 questi soldi restavano, la provincia di Ragusa sappiamo che è una provincia
piccola, e ancora più piccolo è il bacino di utenza dell'agricoltura, perché riguarda Vittoria, Acate, Santa Croce, Scicli. Quindi, insomma, se tutti siamo 300.000 abitanti in provincia di Ragusa, il bacino può riguardare 100-120.000 abitanti. Di queste somme, l'erogazione mi risulta che viene fatta direttamente nei paesi di origine. Cioè, i fondi per pagare la disoccupazione agricola non passano neppure dalle banche, cioè vanno direttamente nei conti corrente dei lavoratori del paese di origine. Capite bene che questa è una percentuale importante che va dal 30 al 40%, e capite bene che su 20 milioni di euro al territorio viene a mancare anche questa parte economica importante. Ora, non è che voglio criticare questa cosa, però, insomma, oltre al danno anche la beffa. Quale sarebbe l'alternativa? Perché non è che, ecco, non vorrei essere critico e nello stesso tempo poi non dare una soluzione. Questo discorso l'ho fatto anche pubblicamente in molte riunioni, in molti convegni. Cioè, questa cosa io l'ho denunziata sempre, perché andrebbe attivato un sistema diverso, quello delle assunzioni dirette, e tutte le risorse utilizzate per la disoccupazione agricola dovrebbero essere utilizzati per azzerare le contribuzioni in caso di assunzione a tempo determinato, a tempo indeterminato, da parte delle aziende nei confronti dei lavoratori. E quindi non fare pagare oneri contributivi, prendendo spunto dalle economie che sono cospicue e che vengono utilizzate per la disoccupazione agricola. Questo, ripeto, per il discorso che riguarda la provincia di Ragusa, dove non c'è stagionalità. Dove c'è st alta stagionalità, dove c'è stagionalità, poi si trova un sistema diverso, però per me sarebbe importante fare le assunzioni nei confronti a favore dei lavoratori, così come avviene per gli altri settori. Cioè, senza alcun distinguo, in più con, ripeto, uno sgravio contributivo totale.